Ciao, in questo video parleremo di cristalli liquidi, o meglio, con cosa ho sostituito i cristalli liquidi che ci sono solitamente in commercio con un prodotto naturale che avesse lo stesso effetto. Per chi non lo sapesse, i cristalli liquidi sono dei prodotti a base di silicone, che rendono i capelli più morbidi e lucenti inizialmente, ma poi con il tempo seccano e sfibrano i capelli, quindi li rovinano sostanzialmente. E in commercio ce ne sono veramente di ogni tipo. E io ho trovato la soluzione, chiamiamola così, naturale, quindi utilizzando un prodotto naturale che è questo olio. Il Caprilis che io ho acquistato sul sito aromazon.com, ma è in pratica olio di cocco frazionato. Che cos'è? È uno degli oli vegetali più leggeri, infatti la sua densità corrisponde a 0,9, è molto molto leggero e poi viene assorbito dai capelli e anche dalla pelle perché viene utilizzato anche nella realizzazione di creme, molto facilmente. Senza ungere i capelli, bensì rendendoli morbidi, lucenti, proprio belli e facili da pettinare. Io lo utilizzo solitamente quando lavo i capelli, praticamente sui capelli umidi, quindi dopo aver applicato shampoo e balsamo vado a sciacquare i capelli alla fine. E prima di asciugarli, vado sui capelli umidi ad applicare proprio 2-3 gocce di questo olio, come vedete nel video. Sono proprio pochissime gocce, poi strofino le mani e vado velocemente ad applicarlo soprattutto sulle punte. Io non lo applico mai proprio sulle radici, ma più o meno da metà lunghezza fino alle punte. Evito appunto di applicarlo sulle radici perché secondo me ha un effetto più bello se lo applico da metà lunghezza fino alle punte. Ne applico proprio pochissimo, come avete visto, e velocemente, cioè così, in questo modo proprio velocissimamente lo applico su tutti i capelli, poi attendo qualche secondo, insomma, e vado poi ad asciugare come al solito. Una cosa importante, io lo applico sui capelli umidi perché così penetra meglio nei capelli. Quindi io vi consiglio di utilizzarlo sui capelli umidi e di non utilizzare subito dopo proprio la piastra perché l'olio a contatto con il calore frigge. Quindi semplicemente non fareste bene ai vostri capelli, anzi li seccareste ulteriormente, li sfibrereste ulteriormente. Questo era il video di oggi, spero di esservi stata utile in qualche modo, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!